Due gol, un rigore fallito, una traversa. L'incrocio pericoloso tra Follonica Cavorano e San Giovannese regala mille emozioni, come da tradizione nei confronti calcistici tra Maremmane e Valdarnesi. Il primo quarto d'ora parla il linguaggio della formazione di casa, che difatti va in gol già all'ottavo minuto, quando su angolo di Grifoni Coccia trova la respinta di Cipriani, che però capitola sull'acrobatico gesto di un Bruni salito, come succede spesso in queste occasioni, a cercare fortuna dalla difesa. Follonica Cavorano 1, San Giovannese 0. La squadra ospite si affaccia in avanti soltanto al 22esimo, calcio di punizione che Bellini si procura e batte, conclusione fuori misura. Alla mezz'ora esatta Grifoni prima e Giustarini poi saggiano la prontezza di riflessi di Cipriani, che risponde presente e che risulterà alla fine il migliore in campo. Il portiere della San Giovannese però ringrazia la traversa al 43esimo, quando Arduini, messo in movimento da Coccia, sfiora il gol del raddoppio per i suoi. Le squadre vanno a riposo dunque con il Follonica Cavorano sul vantaggio minimo. Al rientro in campo si nota più intraprendenza negli ospiti. Al 49esimo Akamadou fa le prove del gol, ma in questo frangente il suo sinistro a cercare il palo lungo della porta di ombra non ha fortuna. Diversamente da quanto succede al 65esimo, quando il centravanti classe 1998 degli ospiti va in effetti a bersaglio, sempre di sinistro. Follonica Cavorano 1, San Giovannese 1. Intanto la squadra maremmana aveva cambiato Arduini ed Origlio con il nuovo acquisto Iacullo e Comberardi, mentre negli azzurri Lorenzoni e Polo avevano rimpiazzato Sacchini e Di Vito. Anche la parte centrale del secondo tempo passa alla cronaca, soprattutto per le sostituzioni, con il Follonica Cavorano che richiama Losicco, getta nella mischia Mugelli e passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. La San Giovannese negli stessi minuti cambia Baldesi e Bellini, quest'ultimo infortunato, con Giannini e Calosi. La partita si infiamma dal 49esimo all'82esimo, quando i maremmani vanno due volte vicini al gol, da prima sul calcio di punizione di Liurni, con Dierna che fa la torre per Fontana, poi con un tiro teso di Coccia che Cipriani respinge. In mezzo un'azione pericolosa di contropiede dei Valdarnesi, che non frutta gol ma che regala brividi. Si giunge così al gran finale, minuto 92esimo. Liurni batte un calcio di punizione, mischia in area della San Giovannese con Bruni che va a terra. Secondo l'arbitro Paul Leonard Michalache di Terni è calcio di rigore. Sul dischetto va lo stesso Liurni, ma Cipriani sventa con una parata formidabile. Finisce 1-1.